Buongiorno a tutti! Era da molto molto tempo che non facevo un video promossi e bocciati, però siccome sono tante le cose che ho provato negli ultimi 2 mesi e volevo parlarvene, solo che fare delle pocket review di tutti i prodotti mi risulta un po' complicato, quindi non lo so se vi fa piacere o no, fatemelo sapere magari. Ho cercato di raggrupparli tutti in un video, fare proprio promossi e bocciati come ho sempre fatto in passato. Inizio proprio dai promossi. Allora, circa 20 giorni fa ho iniziato questo trattamento per capelli della Hair Burst, che è un'azienda americana che è veramente pubblicizzata tantissimo da molte youtubers americane. Queste pilloline che hanno biotina, niacina, collagene, vitamina A, B, C, D, insomma, diciamo vitamine integratori, fanno crescere i capelli. Se ne prendono 2 al giorno per un mese, quindi a me mancano circa 10 giorni più o meno, però devo dire che i risultati già li ho visti perché i capelli mi sono cresciuti veramente molto velocemente nell'ultimo periodo, ma cosa impressionante, guardate qui che cosa è successo. Cioè, praticamente io e me si erano strappati quest'estate dei capelli qua avanti perché ero andata a dormire con una pinzetta. È incredibile, sono cresciuti e niente, quindi io vi straconsiglio se avete questo problema. Secondo me non è che fanno ricrescere il capello lì dove c'è una calvizie o cose del genere, però stimolano proprio i bulbi. Promuovo a pieni voti anche questa terra qui di Kiko. Vedete che è una delle nuove che ha questo pack meraviglioso, è la numero 6, credo sia anche la più scura. I mesi sono 30 mesi di scadenza, quindi è piena di conservanti. Però diciamo che messa una volta ogni tanto non dovrebbe far male alla pelle. E vedete che è questo colore ed è molto molto soffice, opaca, ed è perfetta per un contouring giornaliero non troppo freddo, quindi un intermedio. Un'azienda che si chiama Q Studio Makeup, questa qui, mi ha mandato diversi prodotti da testare. Si presenta come azienda molto professionale, infatti hanno un loro studio, non so dove, vabbè, vi metto tutti i link nell'info box. Con questa palette ho fatto anche un video e mi preparo con voi, quindi la vedete in action in quel video lì. E mi è piaciuta tantissimo perché gli ombretti si sfumano veramente benissimo, non sono eccessivamente polverosi. Vabbè, la palettina in sé per sé non mi piace tanto il materiale, però la qualità all'interno dei prodotti è eccezionale, veramente ottima. Sempre di questa azienda qui ho provato la loro cipria in HD. E mi sono trovata benissimo perché va a minimizzare anche i pori dilatati, è quella che ho messo per questo make-up, anche se il fondotinta, ve ne parlo tra poco, è bellissimo e già quello va a minimizzare e levigare la pelle, però questa cipria qui opacizza abbastanza bene, fissa bene il trucco anche per quanto riguarda il contorno occhi. Non ne mettete troppa perché sennò sbianca un pochino, però credo sia un problema di tutte le ciprie in HD compatte. E poi, sempre di questa azienda, mi sono piaciuti altri due prodotti. Questo fard qui, che è il numero 01 mattone, che è quello che ho qui, è meraviglioso, dura veramente tantissimo sulla pelle. Mi piace perché è naturale, non eccessivamente forte, sfumabile, molto molto belle. Poi mascara sempre di questa azienda che fa, vedete, questo mascara voluminoso. Vedete, questo mascara qui rende le ciglia molto voluminose. Io infatti per questo trucco volevo mettere le ciglia finte, ma già solo il mascara mi è piaciuto tanto. Ed è il classico mascara che piace a me, che fa l'effetto volume, separandole bene, 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 senza fare i grumetti. Quindi veramente mi è piaciuto tanto. Parlando della base, ritorno al fondotinta. Mi sta piacendo da morire questo fondotinta qui di Bioniche, che è il classico fondotinta che fa anche Armani con la pipetta e tutto. Quindi si, vedete, si dosa così e si stende con un pennello. A detta mia, a setola, così, cioè molto aperto. Questo è di Real Technique, ma va bene anche e soprattutto i pennelli da fard, quelli con le setole belli aperti, quindi si stendono benissimo. Dà visibilmente alla pelle molta luminosità, veramente è bellissimo. Io sono innamorata di questo fondotinta e mi piace anche di più di quello di Armani perché è meraviglioso. Quello che ho io è il 602 Noisette. Poi mi piace anche il fatto che non ha il profumo, cosa che in questa tipologia di fondotinta molto spesso ritrovo. Infatti, quello di Dior non riesco ad utilizzarlo perché
odora troppo di fiori. Un'altra azienda mi ha mandato altri prodotti, la Biomed, questa qui. E nello specifico quello che mi è piaciuto di più di questa azienda è stata la maschera detossinante Pure Detox Mask, che veramente è favolosa perché, come vi ho detto anche in uno scorso video, si presenta verde ma in realtà poi diventa molto chiara, molto trasparente, e si lascia in posa 5 minuti e si risciacqua. Io l'ho tenuta anche 10 e veramente la pelle diventa liscissima, è come se andesse anche a purificarla, ma soprattutto dà molta idratazione alla pelle. Ciò non vuol dire che non dà lipidi, cioè non dà grassi, quindi non è che poi dopo iniziate a lucidarvi, dà acqua alla pelle, quindi veramente mi è piaciuta tantissimo. E poi sto utilizzando questo siero, che è un siero anti-age. Vi ho detto già nello scorso in uno degli scorsi video che l'odore è bruttissimo, sa di quel medicinale che si mette per le contusioni, veramente fa schifo l'odore, però dopo un po' svanisce, non lo sentite durante la giornata come il fondotinta di Dior, insomma. Ma la cosa che mi è piaciuta di più è che non ingrassa la pelle, non mi ha fatto uscire brufoletti, lo utilizzo ormai tutti i giorni, si asciuga perfettamente e subito dopo applico anche la BB cream di Sobioetic, quindi veramente mi è piaciuto tanto. Lo riacquisterò senza nessun dubbio perché veramente mi piace la consistenza, il fatto che si asciughi, eccetera eccetera. Altri prodotti top sono i nuovi ombretti Nabla Cream e Shadow, ma per questi vi rimando al video recensione perché ve ne ho parlato tantissimo, cioè vi ho parlato, fatto la pocket review, in particolar modo mi piace Supreme. E per quanto riguarda le nuove collezioni uscite, mi sono piaciuti tanto questi due ombretti di Neve Cosmetics. Questo è Tricket e vi rimando anche al video tutorial con questo ombretto. Poi c'è Jungle, anche di questo ho fatto un altro video tutorial dove ve lo vedete in applicazione, sono bellissimi per il mio colore d'occhi. Cricket in particolar modo ha una luminosità pazzesca. Ultimo prodotto top è il Vamp Gel Eyeliner, questo qui di Pupa, vedete? Che ha una consistenza media, non è gel, non è proprio crema, insomma, mi piace tantissimo. Con questo eyeliner riesco a fare una bella riga definita, non pesante, non eccessivamente grande, ma anche riesco a farla anche molto grande, insomma, mi piace tantissimo. Ok, adesso invece vi parlo dei flop. Il primo flop di cui voglio parlarvi è l'eyeliner in gel di Kiko, che fino a poco tempo fa, vedete com'è più a gel, era il mio eyeliner preferito, mi piaceva tantissimo, riuscivo a modularlo bene. Poi mi sono resa conto, li ho ricomprati, ne ho comprati due. C'era l'offerta degli eyeliner, sì Simona, prendine due, perché ti trovi bene, ne riprendi due e li paghi due, non ne paghi uno. Comunque, prendo l'eyeliner e inizio a farmi i grumoletti, non riesco più ad utilizzarlo bene. Io credo abbiano cambiato la formula, perché veramente si seccano poi in maniera impressionante, secondo me anche la chiusura, non so, si secca proprio il prodotto dentro, infatti sì, non credo ne acquisterò altri di questi. Ok, adesso sto per floppare uno dei prodotti, diciamo, che ho amato di più nell'ultimo anno, ossia i liquid eyeshadow, i long lasting liquid lipstick di Wycon. Questo perché, come mi era stato già anticipato da molti di voi, hanno cambiato la formula rispetto ai makeup artist. Questo è il makeup artist, questi sono i nuovi. I makeup artist della collezione limitata avevano una consistenza un po' più densa e facevi una passata, duravano poi tutta la giornata, non si sgretolavano. Credo abbiano aggiunto un po' più di alcol all'interno, quindi la consistenza non è bella scrivente, è un po' più liquida, secca di più le labbra e, ragazze, secca le labbra, è per dirlo io che non mi dà fastidio che il rossetto secchi. Questi qui dopo un po' iniziano a sgretolarsi, non mi piacciono. Ho trovato una soluzione, ossia quella di agitarli prima e poi applicarli. Questa cosa qui fa sì che il colore almeno sia pieno, però veramente bocciati. L'unico che mi piace tantissimo è Mandorla, che è il numero 28, che veramente mi piace tantissimo sulle mie labbra. Ahimè, devo bocciare il mascara nuovo di Neve Cosmetics, il Dear Lash,
che è questo qui che promette ciglia nere allungante e definite. Allora, il suo lavoro lo fa, le definisce, le apre, le fa nere, non è male, solo che io voglio da un mascara soprattutto voluminosità. Voluminosità, volume. Purtroppo questo qui non ne dà, cioè va a separarle bene, mi piace tantissimo per la parte inferiore, però sulla parte superiore nì, non lo riacquisterei. Adesso invece boccio due prodotti della Biomed, sempre quell'azienda che mi ha inviato la maschera e il siero che mi è piaciuto. Questo qui è il siero per ciglia finte che fa diventare le ciglia un po' più doppie. Non fa il suo lavoro, cioè, però comunque non ho visto per niente risultati. E poi il Fresh Eyes, il contorno occhi che sto continuando a utilizzare perché lo voglio terminare. Però non mi piace il fatto che, vedete, non si assorbe perfettamente bene, fa una leggera patinetta, però poi dopo comunque si assorbe, però non vedo che le occhiaie spariscono, che insomma, diciamo che specifico anche e soprattutto anti-borse. Fortunatamente non ho le borse, quindi non so dirvi se funziona sulle borse, però sulle occhiaie io purtroppo è un periodo un po' più stressante e continuo ad averle. E poi devo bocciare dell'Acustudio Makeup, che invece vi ho detto prima mi è piaciuto il blush e diverse cose, il loro fondotinta compatto Wet n Dry per la colorazione soprattutto, che è eccessivamente chiara su di me, è chiara. L'ho applicato con il pennello asciutto e non è male per un make-up, diciamo, veloce. Stamattina sono uscita proprio così ed è il numero uno. Però diciamo che con la spugnetta bagnata non mi piace eccessivamente perché si sgretola un po' sia con sia senza il siero messo sotto. Non mi è piaciuto particolarmente. E non mi è piaciuto il loro fondotinta 3D perché è troppo grasso. Io ho anche i fondotinta HD di Make Up For Ever di altre aziende, insomma, e si adattano bene sia a pelle secca che a pelle grassa. Questo qui 3D che va a levigare la pelle e tutto, non si adatta alle pelle grassi. Non l'ho provato su pelle secca, quindi non vi so dire. Probabilmente va anche un po' a idratare ed è bellissimo. Però sulla mia non mi è piaciuto tanto, mi dava fastidio proprio. Mi sentivo la pelle un po' unta, quindi no. Poi boccio a pieni voti lo shampoo a secco della Fructis di Garnier al limone, perché io ho utilizzato per tantissimo tempo quello palette testa nera e mi sono trovata benissimo. Questo qui, non so se riesco. Vedete, non lascia il bianco, cioè la polverina che va a assorbire l'eccesso di sebo non c'è, quindi mi bagna tantissimo i capelli. Poi, mi sto affogando, bagna tantissimo i capelli e poi dopo un po' magari decide di uscire sta polverina, veramente mi sto affogando. Comunque no, non fa il suo lavoro, esce tutta acquina che mi bagna i capelli. E poi, ahimè, devo bocciare queste qui, che è la stessa azienda che fa le pillolette per i capelli. Sono delle fascette per i denti, mi sono rimaste tre fascette, questa si fa in 14 giorni, vedete com'è? Oh, stasera concludo questi 3 giorni, comunque non vedo grandi risultati. Io so comunque i denti storti, brutti, eccetera, sono orribili, orrendo, orrendo. Tendono a farsi comunque gialli perché bevo comunque molti caffè, eccetera, eccetera, però comunque non fumo, mi lavo i denti costantemente. Queste fascette si mettono per mezz'ora sui denti e poi si risciacqua, insomma. E niente, io spero che questo video vi sia stato d'aiuto, vi mando un grosso, 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 grosso bacio, fatemi sapere se avete qualche prodotto da farmi testare, che io lo testo in questo mesetto e cerco di riprendere a fare i top flop del mese. Fatemi sapere anche se vi piacciono questa tipologia di video o se preferite le pocket review. Vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!